Cari amici cari telespettatori, ecco, rieccoci al nostro consiglio di appuntamento dell'altra voce. Voglio informare coloro che non fossero stati collegati la settimana precedente. Stiamo trattando per la serie Informazione, Formazione e Predicazione e questa trasmissione parleremo dell'informazione cristiana. Ma prima di andare oltre per consentirvi di presentarvi i pastori presenti in questa trasmissione. Sulla mia sinistra c'è il pastore Michele Romeo, il pastore Paolo Malerba, il pastore Antonio Romeo. Lo dico sempre ogni tanto per appunto coloro che si aggiungono. La trasmissione dell'altra voce è composta da una serie di domande soltanto per dare corposità all'argomento, dato anche il poco tempo a disposizione per questo salottino e eh, questo talk show. che, chiederebbe ancora di più per cui attraverso le domande cerchiamo di rendere eh, appunto questa corposità e anche una completezza nell'argomento. E mi rivolgo al pastore Michele Romeo per offrirgli la prima domanda, che è sempre quella che ci introduce, poi è soprattutto panoramica per quello che è l'argomentazione. Cosa intendiamo, Michele, per informazione cristiana, diciamo, dai nostri telespettatori? Beh, quello che noi intendiamo, ritengo. Modestamente insomma, è una realtà che purtroppo manca nel campo dell'informazione, un'informazione cristiana. Quello che arriva eh, alle orecchie o agli occhi delle persone, molto spesso, anzi quasi sempre, è un'informazione eh, di tipo catechistica, di chi, tipo confessionale. Di, delle grandi confessioni religiose eh, che certamente non è che hanno eh, o danno molta importanza a trasferire un messaggio cristiano così come si evince dal Vangelo ma piuttosto un messaggio che caratterizza quella confessione o pubblicizia, pubblicizza la catechesi di una certa confessione e purtroppo ecco dobbiamo anche fare Uh, un po' di autocritica, quelle poche informazioni eh, cristiane che ci sono, cristiane intendiamo di Cristo non confessionale, purtroppo anche questi queste, eh, emittenti radio che poi sono, insomma, perché purtroppo per televisione c'è quasi zero, eh, come già stato detto anche nella, nella trasmissione precedente. E anche queste, eh, questo tipo di informazione che viene dato da alcune emittenze cristiane purtroppo molto spesso tendono più a pubblicizzare la loro confessione il tipo, eh, piuttosto che dare un messaggio di cui ritengo è quello che necessiterebbe. La nostra nazione, non solo la nostra nazione, il vero messaggio di Cristo, che è un messaggio di fratellanza, di amore, di inglobamento, insomma, un messaggio che dà principi e valori, quelli che purtroppo oggi sempre più spesso mancano nelle società. Beh, eh, quindi abbiamo aperto eh, appunto questa piccola discussione. E vogliamo continuare con una seconda domanda che rivolgo al pastore Paolo Malerba. Per eh, quali ragioni gli aspetti dell'informazione religiosa, che a giudizio di molti dovrebbe essere relegata nel, nelle chiese, è utile che sia rivolta anche all'esterno? Se non fosse rivolta all'esterno, se non fosse già a suo tempo stata rivolta all'esterno, non, non ci sarebbero le chiese. In effetti la predicazione dell'Evangelo ha consentito eh, ai credenti di diventare un, una comunità nella quale, diciamo, si svolgono le varie attività, soprattutto spirituali, di insegnamento. Ma la Chiesa non deve essere chiusa in se, stesso, in se stessa. Eh, quando Gesù è, è venuto e ha incominciato ad esprimersi intorno al, al piano di Dio, cioè al piano di salvezza, ha parlato. Uh, non solo nelle sinagoghe del tempo, ma anche e soprattutto all'esterno, <coughs> andando nelle varie città, nei vari luoghi della, della Palestina, prendendo dei discepoli un po' dovunque e quindi annunciando questo Evangelo all'aperto. Dopodiché, poi dopo la sua morte e la sua risurrezione, i discepoli hanno continuato a predicare l'Evangelo, questa buona notizia, all'esterno, all'aperto e quindi sono nate le cosiddette chiese chiesa, dal greco significa uscita fuori, dall'ecclesia, eh, tirata fuori. Quindi eh, la chiesa viene formata mediante l'annuncio dell'Evangelo, eh, si forma la chiesa come corpo di Cristo, vale a dire corpo formato da tante membra che sono i vari credenti che hanno accettato la verità che è Cristo Gesù il Signore, ma nello stesso tempo la chiesa ha, Ehm, bisogno di esprimersi anche al di fuori per annunciare questo Evangelio per permettere alle persone di ehm, entrare a far parte del corpo di Cristo, che è la vera Chiesa di Gesù Cristo il Signore. Quindi è un messaggio che giunge anche oggi a noi come Chiese, di non essere troppo chiuse noi stessi, ehm, sebbene la Chiesa. Nella Chiesa ci deve essere l'insegnamento e continuamente l'annuncio della parola del Signore, l'ammaestramento, la guida diciamo, per quanto riguarda la volontà di Dio mediante la sua parola, ma la Chiesa deve stare all'esterno, deve, deve anche andare per le strade, raccogliere diciamo così, quanto più possibile gente per la, per, per la salvezza. Lo stesso Signore ha detto annunciate l'Evangelo a tutti i popoli, fate discepoli di tutti i popoli. Quindi andate per tutta la terra e annunciate questo Evangelo affinché chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma quelli che non avranno creduto rimarranno nella loro condanna. Quindi siccome Dio vuole salvare tutti gli uomini è necessario che l'Evangelo sia annunciato fuori dalle Chiese e non solo all'interno della Chiesa, che all'interno della Chiesa già eh, lo si conosce abbastanza. Beh, vorremmo anche chiarire il concetto di Chiesa. È stato già detto parecchio dal Pastore Paolo. Ma per molti, e soprattutto per il popolo italiano, quando si parla di Chiesa si intende solo un certo tipo di clero e noi invece sappiamo che biblicamente è ben diverso. È vero, perché è un poco il sacerdozio dei credenti. La Chiesa noi la intendiamo appunto, come diceva l'Apostolo Paolo, è di quello che è nel concetto biblico di questo corpo armonioso composto da tante membra. Per cui. Noi andiamo nell'esempio di Cristo, Cristo non si è chiuso mai in qualche cosa, Cristo ha insegnato, ha predicato e oggi parliamo di evangelizzazione. Beh, tutto ciò che la Chiesa espone fuori è soltanto a un solo scopo, la Chiesa intesa appunto della Chiesa corpo di Cristo, senza eh, collocazione, senza etichettature, questa Chiesa che ha realizzato il mandato di Cristo di cui il Pastore Paolo citava prima, è una Chiesa che deve esercitare... Eh, quello che è stato il comandamento, il mandato di Cristo di farlo conoscere perché è di amore soltanto in Cristo si riceve salvezza e attraverso Cristo c'è la trasformazione veramente del cuore degli uomini. Beh, non ci dilunghiamo, certamente è soltanto un accenno, ma questo potrebbe richiedere un ancora una, una trattazione molto più profonda. Voglio passare invece alla dom terza domanda che eh, voglio rivolgere al pastore Antonio Romeo. Quali sono i canali? Informativi delle chiese evangeliche italiane. Quindi, fra le chiese parliamo della Chiesa evangelica italiana. Quali sono? Possiamo dire che non ce ne sono <ride> di canali informativi delle chiese evangeliche. Abbiamo un solo programma eh, protestantesimo delle federazioni evangeliche che eh, vanno in onda in un orario proibitivo, quasi di notte. Eh, un, piccolo <ride> un, un piccolo spazio eh, eh, per, e le radio. Per, per logica conseguenza limitata a sole le chiese che fanno parte della federazione, poi c'è qualche altra confessione religiosa che ha una radio evangelica che trasmette eh, un po' in tutta tutt Italia, alcune altre radio locali. E tutto si esaurisce lì. Questi sono i mezzi di informazione delle chiese evangeliche che abbiamo. Dunque è come se non ci fossero <ride> per niente. Eppure eh, sappiamo che le persone oggi sono molto interessate all'aspetto religioso, sull'informazione pluralistica, ma si ascolta solo e esclusivamente eh, una sola voce in Italia. L'unico canale... Eh, per far sapere informazione, per far conoscere le proprie cose, le chiese evangeliche, ce ne sono la stragrande maggioranza in Italia, sono i locali di culto. I locali di culto e eh, soltanto poche chiese evangeliche hanno la possibilità di trasmettere attraverso qualche... Eh, tra emittente locale ma a, so, a livello del eh, grande pubblico sulle televisioni pubbliche non c'è spazio per le chiese evangeliche dunque l'unico mezzo per informare o per trasferire il messaggio cristiano evangelico le chiese, sono le chiese e alcune chiese hanno, eh, vanno per le strade attraverso tende attraverso riunioni pubbliche anche lì eh, abbiamo delle difficoltà di avere sempre l'opportunità di eh, informare le persone attraverso piazze, attraverso eh, quartieri, rioni. Alcune chiese si organizzano con i giovani, con la musica, portando questa informazione direttamente alle persone facendo eh, spettacoli, concerti cristiani, eh, eh, scenette, mimiche, eh, manifestazioni. Eh, rappresentative per poter comunicare questa nostra realtà evangelica. E dunque, chi ha questa possibilità, e ripeto, non tutti si muovono così, ma eh, per il bisogno che c'è nella nostra nazione, eh, dovremmo avere più eh, eh, ascolto, più voce. E vorrei trasferire questo ai nostri ascoltatori. Siamo stati poco tempo fa in Angola ad inaugurare il centro, un centro che le chiese evangeliche italiane hanno costruito lì, eh, in Alluanda, in Angola, e la televisione nazionale è venuta, ha, ha, ha ripreso tutta la manifestazione inaugurale, che è durata più di un'ora. Quando tutte le chiese evangeliche italiane fanno qualche manifestazione in qualche posto e radunano migliaia e migliaia di credenti, seppur viene la televisione pubblica ci dedica due o tre eh, minuti, niente più, e invece c'è differenza in altri posti, in altri posti c'è differenza. Ma non è che non si fa la eh, comunicazione religiosa, in Italia si fa ma solo di una parte. Eh, dalle parole del Pastore Antonio avete notato sicuramente, cari telespettatori, che eh, c'è un po' di dispiacere, no, diciamo un po' troppo di dispiacere, perché effettivamente non vengono rispettati i diritti. Ma questa fa parte di una domanda che voglio che continui il pastore Paolo Malerba, altrimenti parlo io. Eh, ne abbiamo da dire su questo Paolo, eh, circa l'equità eh, dell'informazione religiosa nel nostro paese, cosa puoi continuare a dire? Sarebbe tanto da dire per la verità, basterebbe una sola parola. L'egemonia di una certa <ride> eh, religione cosiddetta di Stato naturalmente ha purtroppo la priorità in assoluto. Eh, la sua voce, purtroppo, devo dire purtroppo, senza fare polemica, è una voce così estesa che non lascia molto spazio, diciamo, alle minoranze cristiane. Eppure. E' proprio nella minoranza, possiamo dire, che c'è la, la vera voce, la vera, la vera parola di Dio. Perché nella maggioranza spesso c'è la routine, c'è una liturgia senza senso. Io personalmente, 27 anni fa, mi si piede per la prima volta in una chiesa evangelica, rimasi veramente stupito, scioccato, eh, notando la differenza enorme fra un culto, diciamo così di una religione secolarizzata che non mi ha mai dato nulla e invece quello che ricevetti, l'impatto che ricevetti in quell'ambiente che era ripieno diciamo così di, 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 di spiritualità, ripieno di, 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 eh, di abnegazione verso Dio, gente che alzava le mani, altre gente che piangeva, altri in ginocchio che adoravano Dio senza avere davanti nessuna immagine, nessuna statua, niente ma tutti però con punti, tutti diversi nel, in questo tipo di adorazione. Poi nel tempo ho capito che quegli uomini, come oggi grazie a Dio sono anche io, erano stati chiamati da Dio ad adorare Dio nella giusta maniera, come disse Gesù, i veri adoratori adorano Dio in spirito e in verità, e sono quelli che il Padre richiede, perché Dio è spirito. E quindi questa voce che viene da queste comunità, nelle quali si adora il vero Dio, è una voce soffocata da quella che, è, diciamo così, è purtroppo nella società italiana dove viviamo, da un'altra voce che è quella che ha la libertà di esprimersi quando vuole, come vuole, con tutti i mezzi che vuole, con tutti i media, diciamo così, a disposizione completa. Quindi diciamo che non c'è un'equa distribuzione, posso dire, dell'informazione della, dell religiosa. Beh, dobbiamo dire anche che in, i mezzi economici nelle nostre chiese non ce l'hanno. Non abbiamo eh, contributi, non abbiamo eh, le provvidenze che hanno gli altri. Siamo, in questo senso, i Cenerentola della situazione. Ma noi auspichiamo e crediamo in Dio. E non vogliamo assolutamente essere polemici con chi che sia, anche perché oggi si parla di ecumenismo. Forse Dio che ci fosse un vero ecumenismo, ma anche una vera parità di diritti costituzionali che i nostri governanti e anche i responsabili delle radio e televisioni pubbliche, secondo, dovrebbero applicare anche in funzione di certe leggi che vengono completamente ignorate e dimenticate. Forse chissà, qualcuno ci si ascolterà, che ne dite fratelli nostri, eh, cari miei fratelli, qualcuno ci ascolterà. Dobbiamo essere già grati a Dio che da tanti anni riusciamo a dire qualcosa eh, di questa libertà. Vogliamo ringraziare anche quelle emittenti, poche emittenti che ci hanno ospitato e ci ospitano e augurandoci che ogni cosa possa cambiare. In questa nostra nazione italiana. Ma c'è una domanda molto importante che voglio rivolgere ancora al Pastore Antonio Romeo. Si parla di dibattito religioso, chissà quante volte avete visto trasmissioni anche sui canali importanti. Dove si tratta anche argomenti che riguardano proprio la fede, la religione. Non siamo mai invitati da nessuno, nessuno ci pensa per niente. È, è, è una realtà. Ma il dibattito religioso è molto sentito nell'informazione pubblica. In questo senso, quale contributo noi potremmo dare? Non possiamo che non ci si dà la possibilità, ma se ci dessero la possibilità, cosa, quale contributo noi potremmo dare? Noi potremmo dare un contributo diverso dagli altri, non superiore o l'altro perché non vogliamo, non gareggiamo, ma un contributo che nessuno mai dichiara dalla televisione. Eppure ne vediamo tantissimi di programmi, eh, di dibattiti sulla, sulla religione. Ma eh, oltre alla voce del Papa che ascoltiamo ogni giorno in tutte le televisioni puntualmente, e di alcuni, anche lì, alcuni eh, sacerdoti, preti, invitati in alcuni e Spettacoli del grande pubblico e sono anche lì limitati, solo alcuni pochi conosciuti, ma la stragrande maggioranza eh, anche dell'ambito religioso cattolico non sono conosciuti. Ma comunque in quei dibattiti, solo ed esclusivamente quella voce lì. A volte si discute di cose: c'è il sociologo, il politico, lo scienziato, il psicologo e il prete, il religioso che è il prete. Ma eh, mai un'altra realtà, eppure la, eh, il dibattito in se stesso ha bisogno della pluralità di opinioni e pur eh, assentendo tutti gli interventi delle persone, dei politici, dei, ripeto, dei sociologi e del, dei religiosi nei dibattiti, ognuno dice la sua opinione, la propria opinione, non a caso noi ci chiamiamo l'altra voce. E lo vogliamo ribadire che attraverso questo programma non vogliamo dare anche la nostra opinione. Noi vogliamo trasferire l'opinione della parola di Dio. Io, nei dibattiti che ascolto, quelli religiosi, anche attraverso le, i, perso, le, i personaggi religiosi, quelli che dovrebbero più di ogni altro dire: sì, in questo problema, in questo dibattito, io voglio trasferirvi la voce. Di Dio. La voce, cosa dice la parola di Dio? Non l'ho mai ascoltato, nemmeno i religiosi. Ecco, noi potremmo dire in qualche dibattito, guardate, c'è una voce che parla, che è quella di Dio, e la vogliamo condividere, la vogliamo anche noi esprimere attraverso questi dibattiti. Noi potremmo dare, e questo fa un, farebbe un grande bene al dibattito stesso, ma soprattutto a quelli che ascoltano per fare poi le relative scelte. Per la propria vita. Beh, dobbiamo eh, anche sottolineare che, in questa appunto realtà, si guarda la cultura. e Fra fede e cultura non è che c'è sempre un legame. E dobbiamo dire anche che, in questi ultimi tempi, anche il Papa Rastinger è più biblico, più portato. Dobbiamo ammetterlo, che è un Papa più legato. Abbiamo, un elemento anche nell'ambito cattolico che non vogliamo, per carità le apprezziamo anche noi, Monsignor Ravasi, tanto per intenderci, che è, è un, un personaggio che tratta di più sulla parola di Dio, per non parlare del cardinale Martini, Maria Martini, che ha delle, però alla fine eh, stiamo notando proprio questo, eh, che si si limita solo alla cultura da parole, parole è la parola di Dio che può cambiare i cuori, che può cambiare, come diceva il pastore Antonio, può cambiare la condizione anche della nostra nazione. Perché poi collegandoci alla trasmissione precedente, a quelle precedenti di questa serie, ci stiamo rendendo conto che soltanto 50-60 persone sulla televisione hanno cambiato completamente la moralità, hanno indirizzato e hanno agito nei cuori dei giovani con mode, con pensieri, con che, che non portano più vicino al Signore, allontanano, quasi facendo capire che il timore di Dio di un tempo e anche nell'ambito cattolico, quelli che erano dei principi morali, non servono più, però rimane la forma e si è, andata, è andata via la sostanza. E questo è qualcosa che danneggia la generazione attuale e quelle che verranno ancora. Noi non crediamo di poter dare eh, la cultura, eh, neanche vogliamo parlare neanche di cultura biblica intesa per capacità di particolare insegnamento, ma con semplicità. Vogliamo dare quello che diceva il pastore Antonio, vogliamo far parte per poter esprimere il consiglio di Dio che è nel nostro cuore, perché la fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio. Vorrei lasciare adesso la conclusione al pastore Michele, e Michele Romeo, che appunto noi facciamo questa trasmissione, Michele, eh, fratelli miei, noi facciamo questa trasmissione, abbiamo tutti lo stesso sentimento, il nostro desiderio, non quello di metterci in mostro, di fare adepti, di, eh, ma quello di poter essere quell'altra, voce, che il Signore ancora voglia benedire. Eh, questa trasmissione, i, i nostri piccoli impegni, Dio lo sa come facciamo questa trasmissione, Dio sa. Come eh, facciamo anche le cose in maniera molto, eh, molto veloce perché non ne avremo la possibilità, e anche per le finanze, che sono quelle che sono. Allora, Michele, questa domanda: quale utilità in trasmissioni come queste noi intendiamo trasferire in maniera gratuita ai nostri telespettatori? Beh, indubbiamente, eh, rispetto all'utilità, è qualcosa che. Eh, è una risposta che ci aspettiamo dai nostri cari telespettatori. Più che utilità, direi un'opportunità. Ecco, perché come hai detto tu, noi non stiamo qui per farci vedere, per metterci in mostra, per quello che è l'apparire che purtroppo domina eh, lo scenario eh, dell'informazione, della televisione, eccetera, eccetera. Conosciamo purtroppo eh, quando... Eh, si offre o quando si dona per apparire le persone sono disposte a tutti noi intendiamo con questo modesto servizio eh, che ripeto con i nostri sacrifici lo scopo è uno solo dare un'opportunità che le persone abbiano l'opportunità di scegliere eh, di approfondirsi di Andare a vedere quella che è la cosa più importante della vita, e cioè quella dell'eternità, di questa parte immortale che, che è dentro di noi, che per molti oggi è derisa e vi insomma è scernita. Ma la parola di Dio, Gesù, ha detto chiaramente questo: che giova, e questo è un appello che io rivolgo ai nostri cari telespettatori, che giova all'uomo, agli esseri umani se guadagnano tutto il mondo e poi alla fine perdono l'anima loro. Molti vorrebbero occuparsi delle cose spirituali all'ultimo istante della loro vita, vabbè oggi eh, divertiamoci, mangiamo, beviamo e poi magari se, ma purtroppo non c'è il tempo e soprattutto vediamo il degrado di questa... Nostra società che si dichiara, nella nostra nazione cristiana, e purtroppo il degrado che c'è appunto nei giovani, insomma, questa, questa droga, questa criminalità o microcriminalità che sconvolge i piani eh, dei nostri stessi governanti, insomma, delle grandi città, delle popolazioni che oggi si ha paura di uscire Perché? perché abbiamo purtroppo giovani. Eh, che non hanno freno, che non hanno ideali, non hanno modelli. E purtroppo quello che anche appare ecco, da ci dovrebbe dare insegnamento ci si limita a sterili forme religiose per quanto riguarda la religione, oppure a programmi o progetti contrapposti eh, tra schieramenti che dovrebbero essere comunque non solo eh, quelli che governano la nazione, ma che dovrebbero anche essere. Esempi di moralità. Purtroppo la stessa televisione non fa altro che attraverso programmi di, eh, contrapposti di mettere eh, in risalto quello che è lo scandalo, la corruzione, la vita eh, degradata di uomini che pur, purtroppo governano, stanno nei banchi eh, diciamo, eh, del governo. Allora chiaramente eh, mi rendo conto che per le persone diceva. Cioè, chi ci amministra, chi è che ci cioè quali modelli diamo? E molte volte anche quelle caritatevole o educatrici religiose, insomma, nascondono eh, turpi situazioni e squalli di realtà. Ecco l'opportunità. Gesù ai suoi tempi, che la cosa non è che è cambiata molto, il cuore dell'uomo rimane quello di sempre. Gesù rivolgendosi così come noi cerchiamo di fare attraverso questo umile lavoro, rivolgendosi a chi non ce la faceva più, a chi era sofferente, diceva, venite a me, voi che siete stanchi, venite a me, questo è il nostro scopo, non quello di dire, diventate evangelici, diventate, andate a Gesù, andate alla parola di Dio, questo è quello che fa dell'altra voce, il messaggio che è un'altra voce, andate a Gesù, e Lui vi darà il riposo e quando troviamo Cristo è veramente l'unico riposo all'anima nostra e vogliamo concludere anche con giungendo questo pensiero il nostro Cristo è la parola di Dio è alla portata di tutti di tutti quelli che lo desiderano che vogliono non è il Cristo dell'immaginazione o il Cristo della storia e della tradizione è il Cristo vivente e Gesù Cristo è la parola di Dio. Cari amici, siamo giunti ormai praticamente al termine anche di questa trasmissione. La prossima tratterà sempre per lo stesso tema la formazione pastorale. Vogliamo arrivare a voi per esprimervi anche anche a voi il giudizio di quello che realmente è l'insegnamento che noi diamo e diamo pubblicamente, non abbiamo da nasconderlo, insegnamenti che fanno parte sempre e soltanto della parola di Dio. A tal proposito vi diamo appuntamento stessa emittente, stesso giorno, stessa ora. E passando ai saluti, il pastore Antonio Romeo, Paolo Malerba, Michele Romeo e Remo Cristallo. Vi salutano veramente con un cuore sincero, onesto e cristiano. Vi salutano col salutissimo che deve essere, ed è l'augurio più bello che possiamo farvi. Dio continui a benedirvi.